No. Quale sarà la razza del giorno? È arrivata Occhi di Gatto. No, scusa, ma Giancarlo sta scrivendo anche te, Sera, sei simile a lui. No, io direi di no, Giancarlo, carissimo. Carissimo. Ti ricordo sempre con tanto affetto e poi mi scrivi queste robe qua. Insomma, partiamo. Cinkle. Eccole che è arrivato. Comunque, oggi appunto, adesso torno normale. Ecco, grazie, molto gentile. Allora, oggi faremo, come abbiamo detto prima, il Terranova. Le origini del Terranova sono canadesi e quindi è una news questa. Bella questa canzone. Ma sono i Beatles? Ma va, no. Sono Gigi, lo sai? Nessuno. Gente che canta, insomma. Non so. È diversa dal solito. Però è bello. Questa eh? Mi viene in mente accendere l'accendino, quelle cose. Stadio, proprio. Tipo, concerto di Gigi D'Alessio. Al lume di candela. No, però è bello. È bella questa, dai. È un bel inno, no? Gigi. Ma vedi che è già scomposto di suo questo ragazzo. Se poi tu incentivi. Ti prego. Comunque, però è bellissima, più. Sì. Allora, origini canadesi, non guardarmi perché sennò rido dopo questa canzone. La classificazione, il gruppo di appartenenza, il gruppo numero 2, ovvero canidi tipo Pinscher, Schnauzer, Molossoidi e Bovari svizzeri. Molte sono le ipotesi sulle origini di questa affascinante razza canina. C'è chi farebbe il Terranova discendere dai cani da orso introdotti in America dai vichinghi. Mamma mia, che paura, oh! Dai vichinghi! Attola! Sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? A come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! Io sai che ogni volta, no, quando c'è una tribù, ci riprendiamo qualsiasi più, cosa, me. Io lo metto questo che è il mio preferito. Sì. Poi, un'altra teoria presume che sia un discendente del mastino del Tibet, progenitore di tutti i molossoidi, arrivato in America attraversando lo stretto di Bering, le isole... che non è di Berry, diventa Bering. Bering. Magari fai una pronuncia un po' più... Ma che non sono Bering di Berry. Ma sembrava pugliese. Cioè. Lo stretto di Bering, va bene? Di Bering. E l'Alaska, insieme agli antenati degli indiani americani. Bella, queste musiche sono meravigliose. Guardo della serie, ma è bello, no? Queste musiche a me piacciono un sacco, guarda. Secondo questa ultima teoria, dunque, il Terranova deriverebbe dal grande cane nero dei Sioux, che erano appunto come Sioux. Mi ha corretto, ha fatto Sioux. Bene Sioux. Io non lo so, ho letto male. E gli altri, visto che sei stata brava, hai fatto la grande, adesso dici l'altro. Algonchini. Questi saranno magari di Bari. Gli algonchini. Questo cane impiegato nella caccia per il traino, per la pesca e anche per la guardia. Quindi multisfaccettato dal punto di vista delle capacità. È molto probabile che entrambe le teorie siano valide. Infatti il sangue dei cani importati dai vichinghi si potrebbe essere successivamente incrociato con quello dei cani appartenenti alle popolazioni locali, indiane locali, dando vita al progenitore dell'attuale Terranova, razza oggi molto conosciuta, molto diffusa e molto apprezzata. Io credo che anche in esposizione un cane molto molto bello, quando è preparato è veramente bello, anche se non è preparato lo è, ma quando lanciare il pezzo, legge 30 secondi così chiudiamo e riprendiamo dopo. Perfetto, è una razza che affascina moltissimo e ottiene notevoli apprezzamenti, eccellente cane da show. La razza è divisa in tre varietà, vabbè dopo ne parliamo.
parleremo, che comunque vi anticipo che è nero, marrone e bianco e nero. Ok, allora continuate a rimanere con noi. Ovviamente chi ci sta guardando sul canale 12, vi ricordo, spostatevi sul 288 Tele Milano City, perché se no non vedete l'ultima mezz'ora di programma. Rimanete qui, adesso ci ascoltiamo un bel pezzo degli ABBA, un po' datato ma sempre in voga, Dancing Queen, e al rientro ovviamente andiamo avanti col Terranova. A dopo! Eccoci qui, questi erano gli ABBA con Dancing Queen. Beh, sempre una canzone, insomma, ha sempre il suo fascino questa canzone, secondo me, no? Utilizzatissima in tanti... Fascinating. È troppo international, Dani, ultimamente. Sì, guarda, è proprio... No, adesso sono più Austria. Sono andato un po' a cento così. Mangiato booster Krauti? No, fa no? Schifo. Ah. Come fa? Che è stato te? Mangiato Krauti? No, quelle hai mangiato tu, io non so. Io sono stata a casa mia. Quello ha mangiato Krauti. Senti come ha risposto. Comunque, stavamo parlando ovviamente del Terranova. Prima che però rincominciamo, voglio ricordare a tutti i nostri numeri. Ovviamente, se volete scriverci un bel messaggino, fatelo scrivendo appunto al 392 8263 444, oppure la mail diretta @milaninteradio.tv, o se preferite telefonarci il numero è 02 3965. E noi vi ricordiamo che 65... dopo, aspetta, fammelo finire il numero 02 3965 6565. Dopo Daniele vuole ricordare che... Perché per parlare con Serena è come se quando nei film di Fantozzi quello voleva parlare faceva... E non riusciva a parlare. Ma no, ma quindi scusa, fammi finire. Mi devo lanciare a testa praticamente. Allora, dicevo che ricordiamo ai nostri ascoltatori che a breve ci sarà il gioco Premo Fedeltà. Esatto. Che chiamiamo... Durante state la rubrica, lì. Quindi state vi lì. Vi ricattiamo. Ricordiamo magari le persone che vogliono partecipare, vogliono essere certo, estratte, ecco, chi volesse partecipare, ovvero, spiego brevemente cosa come bravo, funziona. Spiego. È un concorso dove ogni puntata noi chiameremo massimo due numeri, una volta ciascuno, e se rispondete al posto di dire pronto, quattro zampe mi piace, vuol dire che siete degli ascoltatori di fiducia e vincete la maglietta della radio. Esatto. Poi vi e per e voi dite, ma come, dove li prendete questi numeri? Questi numeri siete proprio voi ascoltatori che ce li mandate, perché dite ah ok, io vorrei essere chiamato. Poi ovviamente voi non saprete mai quando vi chiameremo, vi potremmo chiamare questo giovedì come fra 5 giovedì. Dovete essere certo sempre pronti, ascoltare il programma, e quando vi squilla il telefono perlomeno in quell'ora e mezza, dalle 13 alle 14:30, se è un colloquio di lavoro che vi risponde, dovete dire quattro zampe mi piace. E vabbè, gli spiegherete e questo che... dice questo è un pervertito. È vero. Perché effettivamente no, non l'abbiamo mai aperto questo discorso. Però il titolo di questo programma però, non a quattro zampe, quattro zampe. Quattro, certo. Però insomma ci sono state parecchie, come dire. Dai, ridiamo. Però insomma le persone che amano gli animali. Fino adesso è andata capiscono bene, a parte la settimana scorsa che non abbiamo potuto fare la telefonata perché ci siamo dilungati troppo. Però bene o male, forse una volta sola non è andata. Comunque stavo dicendo, per chiudere, che appunto chi volesse darci il suo numero perché vuole essere chiamato, insomma, che poi appunto non saprà mai quando lo chiameremo, però vuole partecipare a questo gioco, dovete mandarlo appunto il vostro numero, non c'è neanche bisogno che mandiate il né nome né cognome, niente. Mandate il vostro numero alla mail di Daniele, che è dolcecagnara@hotmail.it. Sembra un messaggio porno detta con questa voce. No, se vuoi che ti faccia il messaggio porno lo faccio. No, ascolta, no, perché so che ti in un altro modo. E che ecco, infatti. Gigi, ce l'hai ancora i versetti del messaggio? Non ti ricordi più, niente. Vabbè, comunque dilla tua ancora, ripetila. dolcecagnara@hotmail.com. Questa è la mail di Daniele, ecco. Appunto, dolcecagnara tutto attaccato. Questo, mi stavi chiedendo di ripetere la tua mail? Sì. Adesso se vuoi la ripeto ancora io. Vai Gigi. No, dai. Dolcecagnara @hotmail.it. No, scusate. Ok, vabbè. Sai che c'è tua mamma che sta ascoltando al programma. L'ha fatto lei, cosa sì, pensi? Infatti, guardi. Signora Alba, guardi, le mie, cioè, le sono vicina, perché capisco che il figlio, meno male che sei vicina, che è figlio unico e che ne è capitato solo uno, insomma. Torniamo al Terranova. Esatto. Adesso sono tornato serio. Sapete che io ho momenti di pazzia e momenti di estrema serietà. Purtroppo, sì. Come dicevo prima, è una razza, il Terranova, molto molto affascinante. È vero.
No, la tua stessa canzone, pensa a te. Che onore, questa Terra Nuova ad avere lo stesso jingle di Daniele. No, questa è quella tu nuova. Hai adesso me la cerco io, la mia. L'aspetto generale di questo cane: un cane di grande taglia che impressiona per la sua eleganza e armonia. Cane di grande forza e di grande attività. Ossatura solida e ottima muscolatura. Cane molto robusto, testa larga e massiccia. Razza morfologicamente, come ho detto prima, affascinante. Vero. Il carattere: come è ormai noto a tutti, questa razza adora l'acqua. È ormai stato ribattezzato in molte occasioni il cane bagnino. Scusate, per la sua grande interruzione, ma non ci sono Terranova a cui non piace l'acqua? Ma io credo che sia un po' una cosa legata proprio all'indole del cane. Logico che se ci sono degli eventi traumatici, magari, ecco. Esatto, legati nella fase di crescita del cane, sicuramente se viene costretto a fare determinate cose, io penso che chiunque, poi magari può in fase matura, correggimi che sei qua, in fase matura magari può riuscire comunque una tendenza a un attaccamento magari verso l'acqua, però penso che ci sia da lavorare, no? Sì, però c'è anche da dire che comunque effettivamente ci sono alcuni cani come i retriever piuttosto che Terranova o altro, o anche i barboni amano moltissimo l'acqua, ma è proprio una cosa, cioè, innata, nel senso che se tu vedi la mia barboncina, cioè lei proprio l'acqua è in un'altra dimensione. C'è sicuramente qualche cane che magari ha una predisposizione meno aperta rispetto come all'acqua, dicevamo, però... il cane da caccia, che non tutti poi hanno questa, però diciamo che tendenzialmente chi ha un labrador sa cosa vuol dire sapere esattamente dove sono tutte le fontane in una città o le pozzanghere. Ecco, brava, volevo dire chi, questa tipo cosa. Adesso quando dicevi che in Terranova non molto l'acqua, c'era la Sara che faceva di sì con la testa, della serie Dio mio, me ne sono accorta, perché acqua, cioè, pozzanghere, si tutto, lanciano tutto ciò che vedono che è bagnato, loro, che sia fango. E ti dico, io per prima che ho una cucciola di labrador e non sono abituata ad avere cani particolarmente acquatici, perché sì, c'è la barboncina che è particolarmente predisposta all'acqua, ma se la porti in un laghetto, la pozzanghera no, non, un po' schifiltosina, non le va, Io ci rimango male, perché tutte le volte tipo andiamo a fare i corsi, ci sono, non so, fiumi o laghi, cioè io la lascio un attimo, torna e praticamente corre verso di me e intanto spruzza acqua ovunque, cioè... ma non sono ancora io ancora preparata a questa cosa, no, nel senso che magari gli altri cani entrano, ma non so, fino alle zampe o al massimo fino al petto. Lei va sotto anche con la testa, perché ha avuto un insegnamento di una cagnolina che conosco molto bene, che è Pebeta, del mio amico Tommy, che Pebeta pesca i sassi. Ah, e quindi Amelie la copia, e quindi praticamente mette arriva con sotto. Tutta la testa sotto, quindi è bagnata completamente, non ha soltanto un po' la pancia e le zampe bagnate, ma completamente. Quindi diciamo che ci sono alcuni cani che amano molto questa, alcuni proprio troppo, alcuni troppo, è una motivazione anche quella, no? Certo, cioè, chi va in punta verso qualunque tipo di pennuto. Esattamente. E chi? Ma io direi che il mio allora ha qualche predisposizione anche in quel senso, perché effettivamente come un labrador o un golden, quando vede una pozzanghera lui automaticamente c'è dentro. Sì, è sì, per ma... questo che io avevo valutato, adesso seriamente parlando, il fatto di fargli fare un corso di soccorso in acqua, perché è veramente, cioè, quando un acquatico. Cane è predisposto non deve essere per forza, come diceva anche il presidente prima del Six, per forza una di quelle razze proprio ma anche perché comunque più palesemente. Secondo portate. Me la cosa importante è: al tuo cane piace l'acqua, bene, fate un'attività insieme in acqua, chi se ne frega se poi va a fare soccorso. No, vero no, proprio, assolutamente, no. Ma infatti... vi divertite, siete seguiti, fate un bagno, magari ci sono ad esempio anche delle gare un po' stupide, ma sono delle gare di tuffi per cani. Nei precedenti Dog Olympic Game ne ho visti alcuni che si divertivano un sacco a lanciarsi dei trampolini, vedi. Una cosa assolutamente fatta a caso. A proposito dei Dog Olympic Game, quando è che ci alleniamo? Ti ricordi che certo che ci alleniamo, andare... dobbiamo per il dog orienteering, per la caccia adesso, al tesoro. Ci mettiamo d'accordo e facciamo la squadra. Io vi vengo a vedere, perché anche sarò... la Sara viene. Dai Sara, facciamo tutti, la squadra. Tutti, la squadra, dai. Ligniamo Sabbia d'Oro, vero? Fine a settembre. 19-20 settembre sono qua. Insomma, c'è tempo di prepararsi, iniziamo. Va bene, diciamo che continuiamo col Terranova, perché sennò... La sua dolcezza è una delle sue qualità migliori. Esistono poche razze altrettanto amichevoli. Razza che si affeziona moltissimo al proprio padrone. Vabbè, questo penso che comunque quasi tutti. Il suo istinto al salvataggio è così forte che talora può salvare anche chi non ne ha bisogno. Cane delicato nei primi mesi di vita, ma molto robusto da adulto. Adora nuotare. Cane ideale per far convivere con altri animali. Perché non è particolarmente comunque aggressivo. Che ci Sara, dici? Cosa dici? Concordi, giusto? Concordo, dici, parla, parla. Concordo. Una razza
parla forte con delle motivazioni. Vieni a microfono, Sara, così ti sentono bene tutti. La guardia è una cosa che le piace fare molto, specialmente dormire davanti alla porta è una roba fantastica. Quindi diciamo che ha bisogno tipico comunque di un cane che ha una motivazione a controllare. Infatti, cosa, è vero, no? Vero, quindi, vero, vero. Quindi la piccola tender lo sta notando, Sara. È necessario darle delle buone linee guida, come per tutti i cani, certo. D'altra parte, anche perché poi la mole diventa considerevole. Cavolo, insomma, noi abbiamo Tender che insomma ha 5 mesi e mezzo ed è adulto, grossa come Escobar, che ha 4 anni, quindi insomma già, ragazzi, da adulto pesa come un uomo un po' in sovrappeso, quindi un'ottantina di chili, no? Li supera, sì, il terreno sì, sì. Beh, adesso tanto gli dici gli standard, la femmina no, ecco. Esatto, la femmina, esatto, va dai 50, 68. Allora, 50, lo standard dice 50, infatti, 68. Diciamolo. Però 50, 68, che comunque io sono sempre lì dell'idea che comunque nelle varie linee dei cani ci sono cani che sono pesanti, cani più leggeri. Quindi ci saranno cani che arriveranno a pesare anche tranquillamente 80 kg, certo. E altri che invece rimarranno piuttosto leggeri. Certo. Lo standard comunque dice peso così. Peso uomo ci sta tutto. Eh beh, cavolo, insomma, 70, voglio dire, insomma, una donna la prende sicuramente, l'uomo deve essere e comunque torniamo allo standard, l'altezza maschi 71 cm, le femmine 66 okay. cm circa, ovviamente sia maschi che femmine circa, il peso come ho detto prima da 50 a 68 kg, il tronco deve essere molto vigoroso e ben proporzionato alle altre parti del corpo, comunque sempre armonico nell'insieme, il torace è molto profondo e molto capiente. La testa e muso, testa larga, massiccia, con stop non troppo marcato, però comunque ci deve essere un buono stop. Il muso deve essere corto, quadrato, coperto di pelo, il tartufo ampio e di colore nero, i denti, dentatura completa e corretta, mascelle forti, chiusura forbice. Il collo molto robusto e con buon inserimento, le orecchie sono piccole, attaccate ben all'indietro, ricadenti, ben aderenti alla testa, gli arti perfettamente diritti e muscolosi, l'andatura con passo armonico e falcata ampia, ottima spinta nel posteriore, il movimento deve essere sciolto. La coda di lunghezza media arriva appena sotto al garretto e portata bassa quando il cane è a riposo, sollevata quando è in movimento. Il pelo deve essere piatto e denso, di tessitura forte e di natura oleosa, capace di resistere appunto all'acqua. I colori ammessi sono, a seconda della varietà, nero, bianco, nero o marrone. I difetti più ricorrenti sono misure fuori standard, colori del manto non ammessi. Stavamo commentando che non l'abbiamo mai visto marrone. Dal vivo. Sì. Non lo so. A me ma non è un marrone di che colore? Tanto. Tipo un cioccolato. Colore del. Ah, cioccolato scuro. No, non è come il Labrador che è intenso, è un po' più rossastro. L'ho messo nella foto quando ho fatto la cartolina. Adesso la guardiamo. Cioè, è un colore. Non so come il caudagua portoghese. Come il caudagua, sì, è quel marrone un po' strano, un po' rossiccio, quasi questo. Sì, esatto. Le mascelle, una mascella deviata, una coda storta, un prognatismo, enognismo, occhio chiaro, ragazzi, magari c'è qualcuno che ci ascolta che ce l'ha marrone, no, orecchie vabbè. Portate male, gusto personale, insomma. Vabbè, muso troppo corto e cranio stretto. Poi voglio ricordare che, insomma, è un cane che è adatto per determinate cose, invece non adatto per altre. Può essere adatto magari appunto per la compagnia, per vivere, passare una vita insieme, per la pet therapy, per la protezione civile, appunto per l'acqua, non è assolutamente adatto, siccome ha una mole molto importante per fare tipo agility, dove viene magari sforzato estremamente, e soprattutto questo cane non deve essere sforzato nella fase di crescita. Tender a 5 mesi e mezzo deve fare una bella cura, di non dico lei ma il cane in generale, una cura, dei condoprotettori, una cosa durante la crescita, in modo tale da non forzare le articolazioni. Per l'ossatura i condoprotettori sono molto pesanti, se si dà un'alimentazione troppo carica questo cane tende a stortarsi durante la crescita. Sarà un cane che poi da adulto sarà comunque, avrà gli arti magari deviati o comunque avrà delle posture sbagliate se sovraccaricato troppo. Soprattutto verso i 4-6 mesi, quando hanno questo boom di crescita pazzesca, è sempre meglio tenerli piuttosto leggeri piuttosto che pesanti, anche se a livello questo vale di per tutti i cani, proprio. Sì, okay. Anche evitare, cioè, è difficile perché ti guardano sempre con questi occhi imploranti, però se magari anche non hanno gli appiombi perfetti o un minimo discorso, non dico di discrasia, verso, ma hai detto, di, 4, dai 4 ai 6 mesi hanno proprio il booster di crescita, quello potenzialmente più rapido, quindi un po' stecchetto.
Giusti, no, senza esagerare. No, cioè non riempire la ciotola in un modo esagerato. Cioè, beh, allora diciamo che una persona generalmente si... Allora, ci si attiene a, ci esclusivamente si attiene alle... se si fa una dieta di tipo commerciale, esclusivamente alla tabella nutrizionale che c'è dietro ogni crocchetta. Okay, considerando che già quelle sono tendenzialmente arrotondate al 10%, quindi anche se siamo con il 10% in meno va benissimo. Okay. Soprattutto perché consideriamo che se per caso mangiano ossi, ossini, biscotti, biscottini, sono comunque altre cose che si vanno a aggiungere. Ok, chiaro. Diete che soprattutto in casi di cani di grande mole devono essere quasi ritarate settimanalmente, perché sono capaci di prendere un chilo e mezzo a settimana, che vuol dire che nell'arco di un mese possono pesare anche 5 kg di più, anche di più. Quindi mi raccomando, perché per avere una crescita equilibrata è necessario di far questo. L'unica cosa che dico, ma ne stavamo parlando anche prima con Sara, entro i 6 mesi, anzi meglio 5 mesi e mezzo, far sempre le lastre preventive per le displasie di anchi e gomiti. Le preventive, cani okay. così pesanti è necessario che le facciano. Prima si fanno, eventualmente sanno qualcosa o si mettono un attimino più a riposo o altro. Sono cani che non devono sforzarsi, soprattutto in fase di crescita. Quindi passeggiate, facciamo qualunque cosa, ma a modo e attenzione con... alle scale, attenzione alla macchina quando li fate salire e scendere dal baule. Possono farlo, però ovviamente hanno una struttura fisica che è impegnativa da gestire. Scusatemi, intanto leggo un attimo due messaggi al volo, perché già uno è un po' di tempo che lo devo leggere, che poi è per Sara, perché ciao, sono Serafino e volevo salutare Sara e Tender, ciao. E poi ne manda un altro adesso, questo in tempo reale, l'altro invece l'avevamo mandato qualche minuto fa, ma insomma stavamo parlando. Tender non guarda con gli occhi tender, butta giù le porte quando è ora della pappa, sta scrivendo Serafino. Ha ragione, è vero, è vero, butta giù le porte. E beh, alla fine sono cani comunque grossi, quindi anche famelici, no? Per il fatto che... sono tutti tanto, no? Quindi anche se per caso ti danno una zampatina, non è la zampatina da chihuahua, è la zampatina da 20 kg di zampatina. Sì, quindi insomma... Quindi terminando il Terranova, dicevamo appunto l'alimentazione, come ha detto appena adesso Giulia, non troppo ricca, magari proteica però non eccessiva. Okay. Ecco, proteica che dà forza al cane nella crescita, però non una cosa eccessiva nella quantità. Attenzione appunto alla displasia anche gomiti, quindi una lastra preventiva fatta in fase proprio giovanile, 6 mesi, poi da ripetere all'anno di età del cane. Okay. Altra cosa importante sono le torsioni gastriche, perché comunque, come ripeto sempre, nei cani di grossa taglia bisogna stare sempre, fare molta attenzione a non sovraccaricare troppo di mangiare lo stomaco del cane per portarlo fuori a fare la passeggiata, la corsa, solito salti, giocare, solite cose per le razze di grossa taglia, insomma. Esatto, cani e poi grossa... basta, è uno splendido cane, bisogna goderselo. A livello di famiglia, di persone, bambini... No, quello non dà problemi, no. È un logico. Po' il carattere del Golden, del io Labrador, se devo essere no. No, non è la stessa cosa. Un carattere. Allora, il Labrador è iperattivo. Cioè, se bisogna consigliarlo bisogna... a una certa... Ecco, magari lo facciamo per tutte le razze d'ora in avanti. Quando parliamo di una razza, poi lo consigliamo a quale sarebbe la fascia di persone più appropriata. Quindi anche l'età, lo stile di vita di una persona. Il Terranova, a chi lo consigliamo? Lì, sai, bisogna sempre vedere veramente da soggetto a soggetto, nel senso che comunque esatto. Anche come Labrador, hai dei Labrador che sono super pro bambini perché hanno una grazia incredibile nel muoversi, altri che sono dei terremoti, e quindi okay. Lo stesso cane in realtà, se stessa razza, anche magari, non dico stessa cucciolata, ma magari stessa età, potrebbe assolutamente non essere adeguato. Tendenzialmente, possiamo dirla così, il Terranova è un po' col sedere pesante, quindi... è difficile che corra come un pazzo in casa, come ad esempio invece potrebbe fare un Labrador per rincorrere dei bambini, ad okay. esempio. Però c'è anche da dire che la sua simpatica mole con una zampatina o con una spallatina te lo tira giù un bambino. Ecco, perché sì, comunque già adesso quanto pesa la Tender a 5 mesi e mezzo? 25 kg. Ah, quindi capite bene che anche soltanto della serie «Ehi, ciao!» Zampetta, butta, un bambino, mio figlio ha 2 anni, pesa 12 kg, certo, capite bene che pesa già il doppio, quindi certo, ovviamente certo, bisogna certo. fare, soprattutto anche per le dimensioni, immaginatevi una cosa che sta facendo tipo Escobar, che arriva vicino a te, pesa 40 kg, sì. Già per un bambino è troppo, un cane che ne pesa 70, se sì. lo fa con un bambino ovviamente. Ecco, quindi... sta rispondendo Escobar, sta dicendo, no, ma guarda che io sono delicato, io guarda sì, che sono bravo. Dani, tu volevi aggiungere qualcos'altro? No, quindi no, dicevo che ha ragione che... lei. Oddio, io non lo so, quando magari mi telefonano qualche persona che è interessata alle varie razze, io comunque lo ammetto, sono sempre un po' spaventato quando mi dicono che hanno bambini in casa, perché ho paura non per la gestione del cane, ma per la gestione del bambino.
Ma non è quindi un problema un po' di tutte le razze grosse, sì, cioè sì, le taglie grosse. Ma anche i cani piccoli, perché comunque un chihuahua con un bambino che ha un livello di reattività altissimo, e appena il bambino gli tocca il piedino, il cane giustamente gli fa più male rispetto che se gli schiaccia un piede alla tender, può avere sempre questo stesso rischio. Certo. Che non vuol dire non avere cani e bambini a casa insieme, ma certo, che bisogna scegliere con molta attenzione il soggetto nello specifico, non la razza, ma il cane soggetto in sé. Okay. Quindi deve essere un cane che ha già conosciuto i bambini in età da piccolo, che sua mamma ha già conosciuto i bambini, che probabilmente sono stati abituati a vivere con bambini e soprattutto seguiti subito e anche con i bambini, nel senso mio figlio non può fare determinate cose con i cani, nel senso l'altro giorno era tutto felice, mi faceva ah vado a cavallo sul cane, no, no, neanche se il cane no, era lì tranquillo che si mangiava l'ossetto, assolutamente no, non gli farà no, mai non niente, ma non può essere una cosa del genere, no, ma anche nel rispetto a un animale, indipendentemente dal fatto che il cane non si giri a mordere, ma esatto, non c'è, cioè il bambino, bisogna insegnare giustamente ai bambini che quelli non sono pupazzi, peluche, trovo ma, che questa sia la cosa più difficile paradossalmente, perché beh, è molto immagino facile per un proprietario dire di no al cane, ma è molto difficile al meglio quello che noto di io no di solito nelle dinamiche familiari, certo, riuscire a capire quando è necessario fermare i figli, sì, e spesso e volentieri sì, quando magari poi hai un occhio un pochino più esperto, per cui vedi tutti i segnali di calma o di altro che ti mandano i cani, tu vedi e dici madonna quanto sopportano sti cani, sì, mamma mia, ma perché non sta girandosi, ma perché non ma gli dici niente. Ma purtroppo ci sono tante persone che li prendono appositamente i cani per far giocare i bambini. Io il vogliamo consiglio parlare che do di io personalmente persone, poi dopo chiudiamo perché dobbiamo fare la sì, telefonata, bravo, esatto. Secondo me se non siamo degli esperti, magari come Giulia che comunque è un'educatrice, o come Sara che sappiamo gestire il bambino e il cane, sì, aspettate che il bambino sia un pochettino più grande, che magari si riesce un attimino a far seguire ragionare fin da di picco, più fin da... ma questa cosa alla fine non la fa nessuno. Secondo me invece di prendere un cane quando il bambino ha un anno e mezzo, che il bambino non gli puoi insegnare troppe cose o far capire che non deve fare determinate cose, aspettate che il bambino avrà 4 anni. Cioè guarda che ti dico, io sinceramente personalmente ci sono dei momenti in cui sono in difficoltà, cioè nel senso poi quindi io darò a via e scobar a breve. No, cioè io sono in difficoltà nel senso fare? Che comunque no, veramente devi fermarti e capire esattamente bene come gestire la situazione, perché quando magari hai uno o due cani no, con un bambino comunque da gestire senso. Devi cercare di riuscire a fare le cose in modo che non toglie uno, non toglie all'altro, certo, però crei un bel allineamento e una vita insieme. Sì. Non è facile. No, immagino, posso immaginare, però, certo. Ce la si fa. In che eh? Senso tu ce dici non in quel no, senso? No, non in quel senso, nel senso che un cane che allora che hai già in casa e che comunque è abituato alla sua casa, alle sue è abitudini, un conto. Un conto. Prendere dopo, un cucciolo okay, quando hai allo stesso tempo un bambino piccolo diventa ma anche perché è impegnativo. Chiudiamo, bravo, chiudiamo, telefonata. Però aspetta un attimino perché leggiamo un attimo il messaggio che questo ti riguarda particolarmente, yeah, ti farà piacere. Ciao oh, ragazzi, madonna, vi faccio i miei complimenti e uno in particolare a Giulia che è veramente brava. Un bacio a Daniele e Serena, Alba, mamma di Daniele. Ah, ciao mamma. Salve signora Alba, grazie, un bacione. Vedi eh, che mia mamma è come me, è gentile. Io ti ho trovato la canzone, mia mamma ti ha mandato un messaggio. Partiamo con il jingle quindi della rubrica, un attimo al volo, così poi facciamo la telefonata al fortunato o alla fortunata di questa puntata, se saprà ovviamente rispondere in maniera corretta, quindi quattro zampe mi piace. Jingle! È il momento della rubrica di quattro zampe mi piace! Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà. Mamma, in ogni mamma, momento nell'allevamento felice ciascun sarà. Ma sì, sfumiamolo questo jingle, così passiamo subito alla telefonata che non vediamo l'ora di vedere se la persona in questione risponderà in maniera giusta. Aspetta che Gigi sta facendo il numerello. Diamogli il tempo. Vediamo se i nostri ascoltatori sono veramente fedeli, ci ascoltano ad ogni puntata. Se si risponde Serena, non rompere. Stavo dormendo. Vince comunque stavo... però. Stavo dormendo. Io metto, dico subito, in palio dei premi chi risponde al telefono, tipo Serena, vai via. Ma cosa stai dicendo? Metto io in palio un collier per la moglie, oppure un bracciale d'oro, oppure... Perché dice queste? Perché mi insulta? Tre. Aspetta, diamogli il tempo. Magari sta lavorando e non può rispondere. Quattro. Cerca nella borsa. Vodafone. No, nada. Nothing. Altro numero, passiamo oltre. Vediamo cosa succede. Intanto Voi, vi ricordo che energia avete oggi? Secondo voi risponde o no?
Oggi non lo so. Non so. Vero, sarà il tempo fuori. Ma che la prima non rispondono mai. Non incita, non incita. Scusate, ma il mio italiano ogni tanto. Ogni tanto. Smettila. Guarda che, cioè, sei una vipera. Robert. Pronto? Ma no, ma come pronto? Sì. La risposta deve essere un'altra. Mi piace. Vabbè. No! Adesso non vale più adesso, mannaggia. Mannaggia! Cosa dobbiamo fare? Immaginiamo. Chi è? Ah, chi è? Ma chi sei? Infatti, aspetta, dici il tuo nome adesso. Ma a me sembra di la voce di conoscerla. Vediamo. Chi è? Chi è? Chi sei? Tu? Tuo nome? Vinciamo una maglietta se indoviniamo. Ce l'ha. Ragazzi, come, sì, come ti chiami tu? Io mi chiamo Gennaro. Gennaro? Gennaro! Ciao! Ah, ok, ciao. Lo conosco. Sì, lo conosco, ecco. Gennaro. Perché c'è stato un momento di panico che non si capiva che avevamo al telefono. Ma io non mi ricordavo bene la voce. Sì, beh, sì, no. Senti, Gennaro, che gli dobbiamo dire? Daniele. Sì, cavolo, ciao Gennaro. Ciao, ciao. Ciao. Sei un suo cliente, sì. Gennaro? No. È amico. Un mio... Sì, No, sono un suo fan. No, sono un suo fan. Ah, cavoli, c'è proprio qua. Grazie. Le spariamo grosse. Sì, sì. È il mio mentore. Io dire, sono sì. Ah, certo, ho insegnato a Gennaro. Sì, è venuto a più stage. Ah, ok. Che faccio io di handling. Ah, è okay, venuto chiaro. Più volte. E poi ha iniziato la sua carriera. Oltretutto, penso che sia stato uno dei migliori che ho creato. Guarda, Gennaro, mostri. Senti cosa ti sta dicendo. Insomma, no, lui lo sa. Bel complimento. Guarda che Daniele è veramente critico. A me mi massacra, per esempio. Sul fatto sì, di come no, porto so, il mio cane. Lui è pignolissimo, è un professionale impressionante. Lo so, è vero, unica. Ho cercato di imparare, insomma, da lui, tante cosine. Comunque lui è veramente molto molto bravo. Beh, Gennaro, però quando tu hai cominciato a camminare da solo i risultati sono arrivati subito, però non puoi dir di no. Ma sì, ma senza un buon maestro sì, non si fa. L'allievo so, non vuole, va da nessuna parte. Adesso a parte questo, però ci vuole devi essere portato, nel senso, indipendentemente, vuol dire che il maggior lavoro l'hai fatto tu. Adesso siamo sinceri, dai. Diamo a Cesare, diamo a Gennaro quello che è di Gennaro. E però approfittiamo anche e salutiamolo perché noi siamo in chiusura. Quindi, però, Gennaro, è stato bello parlare con te. Ci dispiace che a questo giro ti sei perso la maglia. Sì, però no. Magari ti risorteggiamo più avanti, vabbè, prossima, quando meno te l'aspetti. Insomma, ragazzi, purtroppo alle volte ci si è un attimo persi per la testa. Quindi no, capiamo. Tranquillo, tranquillo. Ci mancherebbe altro. Un abbraccio. Buona giornata. Un abbraccio anche a voi. Ciao, ciao carissimo. Ciao. Ragazzi, ciao. Allora, siccome siamo veramente in chiusura, salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente diamogli ciao. L'appuntamento a smettila. Settimana a settimana prossima, ovviamente sempre da me giovedì. E Giulia. Mi fai ricordare un attimo tutti i dati? Prego, signora Bassi. Allora, giovedì prossimo, ovviamente, sempre in diretta dalle 13 alle 14.30 su Radio Milan Inter. Ovviamente questo sabato, come di consueto, alle 15 c'è la replica di questa puntata. Se la doveste perdere, le trovate ovviamente tutte poi caricate su YouTube, quindi le andate veramente a recuperare dalla prima fino all'ultima. Noi ovviamente ringraziamo caramente Sara Ghezzi con la sua tender qui in studio, che adesso vediamo se riusciamo un po' ad alzarla, farla vedere al volo, inquadrarla. E vediamo, perché lei ovviamente è bella tranquilla sul pavimento, stava dormendo, è stata bravissima tutta la puntata. Basta, non ci siamo più, ci hanno sfumati, quindi insomma, ciao ragazzi, ciao Daniele, ciao Giulia. Ciao Serena, ciao Giulia. Giulia, ciao a tutti. Ciao Sara, ciao Gigi. Ringraziamo e salutiamo Gigi. Questa finiamo, è mia. Questa è tua, così fai il finale. Rimanete qui perché alle 15 parte C'è una volta Orei con Tommaso Lavizzari, Simone Salve e Gigi Guanciroli. A settimana prossima, ciao a tutti. Quattro zampe mi piace. Who let the dogs out? Was nice, the party was bumping. Hey-ya. And everybody having a ball. Ha, ha. Until the fellas start the name calling. E-D-I-O. And the girls respond to the call. Ha, ha, I have a pool with shout ha. Out. Who let the dogs out? Who let the dogs out?
coffee. Get back, you play and best.